Non si vede, non si sente, il caso di dire. Si chiama Inova, è la nuova ortodonzia rivoluzionaria, tanto da essere una formula unica al mondo, con enormi vantaggi rispetto all'ortodonzia tradizionale, come l'estetica, il comfort, il mantenimento delle proprie abitudini alimentari e di igiene orale domiciliare. Noi ne abbiamo parlato con chi adotta questo metodo dopo averlo messo a punto insieme ad un team di colleghi, il dottor Ciro Turco. Benvenuto. Lei è ortodonzista, ci può spiegare meglio di cosa si occupa esattamente questa branca? Allora, l'ortodonzia è quella branca dell'odontoiatria che si occupa di curare le malocclusioni, cioè le problematiche di chiusura sia a livello scheletrico che dentale. A livello scheletrico, fondamentalmente, quindi parliamo della cura delle problematiche di chiusura che, diciamo, si riferiscono all'alterazione di crescita delle ossa mascellari. Viceversa, a livello dentale, come spesso ovviamente intuibile anche a chi non è del settore, dell'allineamento dei denti. Oggi l'odontoiatria è realmente non invasiva? Forse sì. Come prima, un po' di tempo fa, insomma. Sì, diciamo che potremmo dire oggi viviamo, per fortuna i pazienti anche possono vivere una nuova odontoiatria rispetto a quella del passato, in realtà mi riferisco già a quella di 15-20 anni fa, perché per competenze specialistiche, già il fatto di poter lavorare in team in modo multidisciplinare, abbiamo più figure specialistiche all'interno diciamo dello studio odontoiatrico, ognuno si occupa di un'area di competenza e soprattutto per le tecnologie, i moderni dispositivi che abbiamo in studio, dalla radiologia digitale a bassissimo dosaggio radiante fino allo scanner, quindi la fibrottica digitale che sostituisce le impronte fisiche con quelle fastidiose paste. Parliamo di prevenzione, quali sono le principali strategie di prevenzione? Allora, in ambito odontoiatrico, diciamo che una delle principali strategie preventive è quella delle sigillature dentali e poi abbiamo l'ortodonzia pediatrica. Le sigillature dentali consistono semplicemente nell'andare a creare una barriera al passaggio dei batteri che determinano la carie dentale, semplicemente andando a chiudere delle fossette, dei sulchi, quello diciamo che è, come dire, la superficie anfrattuosa tipica dei molari, sia definitivi che quelli da latte, con una resina fluida, in modo da abbattere il rischio di carie. Ortodonzia pediatrica, sì. Si può spiegare meglio quest'area, l'area di competenza esattamente qual è? Sì, allora l'ortodonzia pediatrica, come accennavo prima, è quell'area dell'ortodonzia che si occupa proprio specificamente della cura delle problematiche di chiusura scheletrica, quindi delle malocclusioni di natura scheletrica, nella fascia di età pediatrica che, diciamo, indicativamente va dai 3 anni oggi fino ai 12-13 anni. Ecco, adesso parliamo, entriamo diciamo nel vivo della la parte più importante. Parliamo di Enova, sì. Si chiama così. Che cos'è esattamente? Sì, oggi a mio avviso l'ortodonzia pediatrica può essere realizzata solo con Enova, perché è un protocollo terapeutico invisibile, completamente individualizzato per il paziente e quindi assolutamente non invasivo, che ci permette, a differenza delle sistematiche ortodontiche pediatriche precedenti, di curare le ossa e di allineare i denti in un'unica fase di terapia, laddove invece i sistemi ortodontici, direi ormai superati del passato, lo facevano in due fasi, prima la parte scheletrica e solo a dentizione permanente completata l'allineamento dei denti, e ciò con vantaggi evidenti anche a chi non è del settore, in termini sia di tempi di trattamento che di costi e di motivazione e collaborazione del paziente. Ecco, cosa lo rende talmente innovativo oggi in ortodonzia, tanto da essere unico al mondo nel suo genere? Sì, conferma questo? Sì, assolutamente. Come sottolineavo poc'anzi, parliamo di possibilità di risolvere la problematica di natura scheletrica dei mascellari e di allineare i denti in un'unica fase, laddove le sistematiche ortodontiche pediatriche precedenti invece permettevano di curare la parte scheletrica prima, quando i soggetti erano in crescita, e di allineare i denti dovendo aspettare il completamento della permuta per poter fare questo secondo passaggio dell'allineamento. Ci sono controindicazioni? No, in linea di massima nessuna controindicazione, ovviamente si tratta di dispositivi rimovibili come quelli degli allineatori trasparenti che poi vengono combinati con questo dispositivo, questo device ortopedico che può essere, come vediamo nell'immagine, classicamente un monoblocco e quindi va indossato, ma non dobbiamo pensare come i vecchi dispositivi pediatrici del passato full time, giorno e notte, anche a scuola, assolutamente il bambino lo deve indossare fondamentalmente solo di notte. Quindi diciamo la trasparenza è fondamentale, anche i fini psicologici, sì, del bambino. Esatto, quindi parliamo di una sistematica che ha un alto valore dal punto di vista psicosociale, perché oggi gli adulti, ma sempre di più che mai per la tendenza, diciamo, alla richiesta estetica attuale,
come dire, ovviamente montata soprattutto dai social, dall'utilizzo che se ne fa, dove sono molto promosse queste sistematiche, ha un valore assoluto, perché ovviamente non mostrare il dispositivo. Molte volte anche a scuola i bambini poi vengono attaccati dai compagni perché hanno questi apparecchi, quindi questo è fondamentale. Esatto, abbiamo superato questa fase ortodontica, come dicevo, i dispositivi ortodontici del passato visibili, esterni, come il vecchio baffo, la cosiddetta trazione castrorale o la maschera facciale, vengono utilizzati ormai in pochissimi casi. Che tempi ci sono per realizzarlo? Allora, proprio grazie alle moderne tecnologie e soprattutto al cosiddetto workflow digitale, cioè tutto si è digitalizzato in studio, come accennavo prima anche con l'utilizzo dello scanner, non vengono più rilevate quasi mai le impronte cosiddette fisiche, analogiche, con le tradizionali paste, esatto, che possono essere anche fastidiose per il paziente, il classico riflesso del vomito, eccetera. Tutto viene digitalizzato, tutto è immediato e quindi in tempo reale possiamo trasmettere attraverso, diciamo, il flusso digitale i file che corrispondono alle arcate dentali del paziente all'azienda a cui commissioniamo il lavoro, i nostri laboratori che si occupano specificamente di ortodonzia, e quindi tempo 7-10 giorni abbiamo anche i nostri quindi dispositivi. Quindi anche molto più precisi, immagino. Assolutamente, andiamo verso un'individualizzazione assolutamente completa e a questo si correla il concetto della non invasività, perché i dispositivi calzano perfettamente su misura per i denti dei nostri pazienti e quindi non danno nessun tipo di alterazione né nel parlare né a livello di irritazioni dentali o gengivali. Io le devo fare una domanda che i genitori sicuramente si pongono. I costi sono alti? Allora, cerchiamo ovviamente di individualizzare anche da questo punto di vista il piano di terapia per ogni tipo di capacità di spesa dei nostri pazienti. In linea di massima è chiaro che si tratta di procedure altamente estetiche, quindi con dei costi tendenzialmente un po' superiori a quella che è la terapia fissa tradizionale, ma con il sistema Innova in particolare abbiamo diverse fasce di costi a seconda, ovviamente, come è intuibile, della tempistica di terapia dei nostri pazienti. In linea generale non sono costi elevatissimi.